Amici sportivi, benvenuti all'appuntamento con il grande biliardo di Telepiù 2. Un cordiale saluto da Alfio Liotta, Marcello Lotti e Maurizio Cavalli. Siete collegati con il casinò della Vallée di Saint Vincent per l'ultimo atto del Master 5 Birilli. Tra pochi minuti avrà inizio la finale che designerà il campione del mondo professionisti 1994. Sono in lizza Gustavo Zito, numero 1 della classifica mondiale, e Paolo Diomaiuta, numero 4. Ma vediamo in grafica qual è stato il percorso di questi due giocatori per arrivare a giocare la finale. Cominciamo da Gustavo Zito, che inizia il primo turno in malo modo, perde subito con Figlia per 5-4. Poi batte Torreggiani 5-3, batte Diomaiuta 5-4, Cifalà per 5-3, perde con Belluta 5-4, perde subito dopo con Mannone per 5-2, si rifà invece a spese di Caruso per 5-3 e batte in semifinale Cifalà per 5-0. Vediamo Paolo Diomaiuta. Paolo Diomaiuta incomincia anche lui, direi piuttosto maluccio, perde tre turni di fila con Mannone 5-4, con Cifalà 5-4, con Zito 5-4. Incomincia invece la serie positiva con Torreggiani, vince 5-3, poi con Caruso 5-4, con Figlia 5-3, con Belluta 5-4, e questa è stata la famosissima rimonta che ha permesso proprio a Diomaiuta di arrivare alla finale, e poi con Mannone in semifinale per 5-3. Ma vediamo, sentiamo da Maurizio come sono andate queste due semifinali. La prima per esempio tra Mannone e Diomaiuta. Sì, alla luce dei precedenti fra questi due giocatori in perfetta parità si poteva pensare che anche per il Mannone irresistibile di questi giorni il match con Diomaiuta potesse riservare delle insidie. È stato così, Mannone si è trovato avanti 2-0, 3-1, ma non è riuscito a scrollarsi di dosso il pericoloso avversario che ha infilato quattro battite di fila per imporsi 5-3. Zito Cifalà. Zito Cifalà, non c'è molto da dire su questo incontro. Cifalà ha iniziato molto contratto, ha lasciato facilmente le due partite nelle mani del rivale, poi la terza partita è stata la partita chiave, Cifalà poteva vincere, ma Zito ha piazzato in finale due straordinarie giocate, si è portato sul 3-0 e con un Cifalà chiaramente non in giornata, per Zito è stato piuttosto facile chiudere sul 5-0 l'incontro, considerando che anche Cifalà ha lasciato 5 palle in mano nell'arco di 5 partite, sono troppe a questo livello. Marcello, a te l'ardua sentenza, invece parliamo di quella che sarà la finale che inizierà tra poco, finale tra Zito e Diomaiuta. Certamente sono i due giocatori più in forma e l'hanno dimostrato nell'ultima prova a Santa Marinella e hanno giocato la finale e ora si sono ritrovati qui a San Vincent per l'ennesima finale, anzi questa è la finale che più conta, la finale del campionato mondiale. Che dire dell'incontro? Sarà un incontro aperto a tutte le soluzioni perché i due giocatori sono bravissimi. Bene, credo che sia proprio tutto pronto. Tra pochi secondi la finale tra Gustavo Zito e Paolo Diomaiuta. Linea alla regia. Campionato di Serie A e ogni settimana la grande avventura delle italiane in Euroclub, Coppa Corac, Coppa Europea. Una stagione travolgente. Per essere numero uno nel basket, scegli Telepiù 2. Eccoci collegati. No, della Vallée di Saint Vincent. Ha inizio in questo istante la finale del Master, valida per designare il campione del mondo professionisti 1994. Gustavo Zito di fronte a Paolo Diomaiuta. Si gioca al meglio delle 9 partite. Comincia male Paolo Diomaiuta. Direi tragicamente, la prima steccata ha donato 8 punti all'avversario. Ma ti dirò, certamente, che a volte queste scosse iniziali fanno bene. No, e direi proprio che, Alfio, può darsi anche che faccia bene. Beh, certo, mi sembra 8 logico. Punti a Zito. Poi non con, sono pochi, con lo Zito di fronte non puoi concedere niente. E meno male Zito in questa occasione non ha subito centrato il filotto. E le conseguenze non sono state proprio disastrose per Belluta e per Diomaiuta, scusa.
ci troviamo a Saint Vincent, culla del biliardo sportivo italiano. Saint Vincent che ospita questi giorni il master dei professionisti, che a fine mese ospiterà la classicissima per i dilettanti. Marcello, cosa ti ricorda Saint Vincent? È un ricordo ormai molto lontano, si parla del 1963, però è sempre un bel ricordo, come hai detto tu, Saint Vincent è sempre stata la culla del biliardo. Tant'è vero tutti noi giocatori... ...la famosa gara di Saint Vincent. Saint Vincent 63 fu la tua prima gara in assoluto di biliardo. Sì, veramente feci anche un bel torneo, arrivai quinto, insomma rischiai anche di vincere. Volevo dire, come prima gara non fu male. La ricordo sempre molto volentieri. Cerca la replica, Dio mi aiuta, avendo subito un 10 punti da Zito, ma trova il pallino sulla traiettoria e gli preclude la strada del filotto. 3 punti per Dio mi aiuta. Era buona l'intenzione di Zito di fare il giro e trovare la steola di pallino. Dio m'aiuta, ha filato al massimo quel pallino e nonostante questo non è riuscito a portare verso il castello la palla avversaria, proprio era impossibile. Si è cercato di giocarla con molto effetto, dato che non vedeva bene la biglia avversaria, ma non è riuscito nell'intento. Adesso Zito ha la possibilità di una raddrizzata che, diciamo, è il suo tiro preferito e in effetti dimostra... Attenzione, rimpallo sul terzo passaggio, perché... è una cosa che non succede mai praticamente a Zito. Insomma, qualche volta può succedere a chiunque, ma qui è stato veramente una cosa disastrosa per Zito. Aveva realizzato 8 punti e invece ne ha concessi 10. E rimette in corsa subito Dio m'aiuta, che era partito decisamente male. 18 a 17 per Gustavo Zito. Sì. Paolo Dio m'aiuta. Sì. 12 punti. ...29 Dio m'aiuta, 18 Gustavo Zito. Partita completamente capovolta. Due bevute di questo tipo fanno presagire che potrebbero succedere cose strane in questa finale. Speriamo di no, speriamo che vinca il migliore. E vedi un po' accusato Gustavo. Questi sono errori che lui non commette normalmente. La biglia, sono 2 punti di penalità, biglia libera per Paolo Dio m'aiuta. Forse Gustavo ha cominciato a rivedere vecchi fantasmi sul biliardo che sembravano ormai dimenticati dopo le 3 vittorie consecutive negli ultimi 3 tornei. Guardate Dio m'aiuta come posiziona perfettamente, realizzato il pieno sul castello, sembrava una partita in carrozza per Zito. E adesso è in carrozza per Dio m'aiuta. 41 a 18.
Pallino da tre per Dio m'aiuta, ci porta così a 44. Partita ormai sembra compromessa per Gustavo Zito, a meno che non trovi qualche soluzione miracolosa. Deve questo tiro facendo il pieno. Sembra corto, giro, non è da escludere che Dio m'aiuta veda lo sfaccio. Vedete il puntamento, brandeggio, ci pensa Dio m'aiuta, siamo a filo. Non è così semplice la cosa. Io fossi Dio m'aiuta non rischierei, dato il vantaggio che ho, voglio dire, non cercherei di buttare giù il birillo. Ha giocato soltanto il pallino da tre. Buona idea. Giocare il pallino da tre e portare in angolo la propria. Se si porta in angolo la propria, granché non si può subire. Dio m'aiuta in zona pallino, 47. Una buona idea. Bella giocata questa di Gustavo. Gustavo Zito sono 8 punti, sale a quota 30, ma deve assolutamente aperto, mancano 3 punti a Paolo Dio m'aiuta. Penso proprio che tiri il pallino da 3 Dio m'aiuta. Preso un po' troppo grossa la biglia, forse non l'ha nemmeno cercato il pallino. Cercato più che altro di mettere in difficoltà l'avversario, e in questo caso c'è riuscito. Zito dovrà giocare una biglia molto difficile, è costretto a giocarla bene in tutti i modi, con la speranza di dare il gioco duro all'avversario. Vediamo se riesce a far ciò. Eh no, un pallino da tre praticamente a spingere, troppo effetto ha dato alla biglia sua, ora si è messo veramente, non può, Dio m'aiuta non può certamente mancare un pallino così, e infatti chiude la partita Dio m'aiuta, 7 punti. Una partita che sembrava ormai compromessa per Dio m'aiuta si è improvvisamente capovolta, e Dio m'aiuta si aggiudica così la prima partita, quindi 1-0 per Paolo Dio m'aiuta. A Sporttime si gioca anche a Football Club. Scendi in campo con la tua formazione ideale e potrai vincere abbonamenti a Telepiù. Comunicaci i codici dei giocatori della tua formazione telefonando al 144 66 1923. Regole e codici dei giocatori che comporranno la tua formazione li troverai a pagina 280 di Video Più. Seguite Sporttime e scoprite l'allenatore che c'è in voi. Buona fortuna e buon divertimento. Telepiù 2 Weekend, ogni lunedì alle 13 e alle 18. Paolo Dio m'aiuta si è aggiudicata la prima partita. Gioca ora il tiro di Achito di partenza. Zito era partito molto bene, ma un incidente di percorso ha rimesso in pista Dio m'aiuta. E Zito comincia male anche questa seconda partita. Si lascia di una conclusione facile per il bomber Dio m'aiuta. Vedete i punti concessi fino a questo momento, 8 Dio m'aiuta, 12 Zito. Siamo decisamente sopra media. Nonostante gli applausi del pubblico, è tutt'altro che impeccabile questa conclusione di Dio m'aiuta. Dio m'aiuta concede lo sfaccio a Zito. Si può
pareggiare il conto. Lo pareggia e si avvantaggia. Realizza 9 punti Gustavo Zitto. Impeccabile davvero la conduzione della palla battente. 9-8 per Gustavo Zitto. Gioca l'Erzegovina protetto dal pallino, ma... Ne vedremo delle belle questa sera, ne vedremo delle belle. Mai visto un inizio così tragico da entrambe le parti, proprio non si riesce a capire per chi sia destinata questa finale. Aveva giocato bene comunque su quel pallino di Umaiuta. Guardate Zitto come porta a sponda ancora la sua palla. Palla gialla piuttosto vicino a sponda, offre un bersaglio non comodo a Diomaiuta. Deve stare attento come colpisce la palla bianca, potrebbe rimpallare. Un tiro difficile, non si salva Diomaiuta che pur ha realizzato 5 punti. Ideale Saletti è l'arbitro di questa finale. Diciamo che l'arbitro ideale per una finale. Corrente ammortizzato di Zitto che va a posizionare al centro le due biglie. Esecuzione di grande classe del fuoriclasse italo argentino. Vedete come segue la palla bianca. Perfetto. Sembrava... Attenzione Zitto, rischiava di prendere male il pallino e di finire a sua volta dentro il castello. Beh, ci fa là che grava, ci fa la Diomaiuta. Pallino da 4 quindi per Diomaiuta e giro. Gustavo Zitto. In ogni modo noi al commento non ci annoiamo certamente con due giocatori così, così battaglieri e anche parecchio. Molti punti fatti. Qualche volta è successa una tragedia. Incidenti di percorso. Un po' per tutte e due, una volta per uno. Fucilate di Umaiuta adesso che troverà forse il castello, vediamo. Non l'ha trovato, ma in compenso ci è passato molto vicino, può consolarsi. Ma di vicino un conto è... In modo che questa è una partita ormai penso che Diomaiuta non abbia nessuna possibilità anche per contraccambiare a Zitto il favore che lui le aveva fatto e di conseguenza anche Diomaiuta l'ha restituito. Quadrato David Martinelli in questo momento, sarà uno dei 32 professionisti all'inizio della prossima stagione. Sponda biglia, niente di fatto, io mi aiuto. Gianni Bombardi, grande rivelazione dell'ultima parte della stagione, ha ottenuto una serie di buoni risultati che l'hanno portato vicinissimo alla qualificazione per il Master, terminato in classifica al 10° posto.
45 a 17 per Gustavo Zito. Gustavo Zito che ha realizzato un record straordinario nel corso di queste due annate del Mondiale Pro. Pensate che ha raggiunto 11 volte la finale su 22 gare. Una finale su due gare disputate. Questa è la sua media. Gustavo Zito, che se dovesse vincere quest'oggi, diventerebbe il più giovane campione del mondo nella storia dei 5 birilli. A 23 anni. Il giovane vincitore è stato fino a questo momento Riccardo Fantasia, argentino, che ha vinto il titolo nel 78 a Belleville quando aveva 26 anni. E qui Zito ha la possibilità di chiudere la partita, gioca un giro molto molto comodo. Gli mancano 5 punti, ne realizza solo e si porta così a 49. Tra gli altri record che insegue Zito in questo torneo è la quarta gara consecutiva vinta. Ricordiamo che reduce da 3 vittorie consecutive. E sarebbe un super record, che oltretutto ha vinto 3 finali nelle prove. E la conclusione ideale sarebbe quella di vincere il campionato mondiale. Pensa che invece Dio m'aiuta non ha mai vinto una finale in 2 anni, 2 volte ha raggiunto la finale quest'anno, ma bella conclusione di Dio m'aiuta al replay, che offre comunque il fianco alla replica di Zito, che qui potrà chiudere con una certa facilità. E chiude Zito in qualche modo sul pallino. E siamo in perfetta parità, una partita ciascuno tra Gustavo Zito e Paolo Dio m'aiuta. Linea alla regia. Puoi amare. Puoi odiarlo, ma non puoi farne a meno. E allora vi aspetto tutti i lunedì alle 20:30 al processo di Biscardi. Uno a uno tra Paolo Dio m'aiuta e Gustavo Zito. Partita un po' iniziata in modo un po' strano, incontro iniziato in modo un po' strano, un po' di tensione evidentemente da parte dei due giocatori. Adesso l'equilibrio è ripristinato, vediamo se la concentrazione tra i due, per i due giocatori, riuscirà ad arrivare ad esprimere il massimo. Vediamo alcune statistiche. Dio m'aiuta ha realizzato 62 punti nelle 62 in 12. Un accosto però che lascia la possibilità a Dio m'aiuta. Gioca il giro passante ma rimpalla. Zito sta marciando. Il signor Cedro, dell'omonima ditta di biliardo. Anche per la ditta Cedro, un piccolo record ma significativo, ha fornito i biliardi per le ultime, nelle ultime 6 prove. La ditta Cedro ha fornito i biliardi 3 volte al Mondiale Pro. Soprattutto prestigioso avere il biliardo al Master. Poi per una ditta che ha iniziato praticamente da pochissimo a costruire i biliardi. È un onore e un vanto, anche perché è una piccola ditta del Sud.
lo dico con piacere questo, perché a volte sembra che al sud si faccia tutt'altra cosa che lavorare, invece, come vediamo. Abbiamo anche il signor Nello Frosali, titolare di Demidoff Hotel, che ha seguito per la prima volta il gruppo dei giocatori del Master. È un grande appassionato di biliardo. Ma poi ti dirò che si è appassionato da quando ha iniziato a fare le prove nel suo hotel. Gioca uno sfaccio zitto, ma non riesce a realizzare il filotto. Ha giocato di prima intenzione, ha realizzato soltanto due punti, ma ha giocato una biglia molto molto bene, costringendo l'avversario ad una giocata molto impegnativa. L'arbitro ha toccato la biglia. Fallo. Allora? Penalizzato l'arbitro. Quanti punti? Biglia in mano per il direttore di gara. E Dio Maiuta rimpalla in questa spondibilia e si mette sotto un traversino che potrebbe essere l'inizio della scalata di Zito. Avendo 8 punti di vantaggio, potrebbe aumentare, e Zito realizza altri 6 punti e si porta a 14 contro 0 di Dio Maiuta. Conclusione elegante di Zito, che lascia le biglie allineate vicino alla lunga, obbligando Dio Maiuta ad uno spondapalla impegnativo. Spondapalla di tutto effetto su biglia grossa. Attenzione, Dio Maiuta ha giocato alla perfezione questo tiro. 6 punti per lui. Garuffa di Gustavo Zito. Cerca la difesa diagonale di Omaiuta, che non è particolarmente efficace. Zito adesso può giocare un angolo di tutto effetto con una palla avversaria in una zona di campo relativamente facile. E guardate, Zito. Gran bella giocata. Realizza 4 punti e si attesta in difesa. 18-6 il punteggio a favore di Gustavo Zito. Siamo alla terza partita. 1 pari. Più difficile decisamente questa giocata per Paolo Dio Maiuta, che effettua un tiro senza effetto. Un angolo senza effetto, si lascerà di traversino. Traversino di Zito, si porta così a quota 22. E certamente Dio Maiuta non ha un bel momento, anche in questa occasione non riesce ad entrare bene sulla biglia avversaria
e si rimette per l'ennesima volta sotto un traversino. Esito sicuramente va a nozze in questo genere di giocate. Poi questo mi sembra abbastanza uno di quelli più facili. E così Zito incrementa ancora il suo vantaggio, realizza 8 punti. Certo che se Dio m'aiuta non controlla di più le coperture, diventerà una mattanza. Poi a rimanere spesso sotto un traversino ne fai poca strada. Altro bel giro di Zito, realizza altri 6 punti e incrementa notevolmente il suo vantaggio, si porta a 36 contro i 6 di Dio m'aiuta. Grande il vantaggio accumulato da Zito in questa terza partita. Buona la risposta di Dio m'aiuta, uno striscio di calcio. Entra in pieno sul castello, realizza 6 punti. Anche se il distacco è notevole, certamente Dio m'aiuta non abbasserà la guardia, cercherà di dare sempre vita dura all'avversario anche in questa partita che per lui mi sembra disperata. Stringe troppo l'angolo, Zito, l'angolo erzegovinato. Zito, due. Freddi, un altro protagonista del mondiale professionisti. L'anno prossimo sarà professionista anche lui, Stefano Freddi, ricordiamo, l'unico aspirante ad aver vinto un torneo tra i professionisti. Successe ad Avellino contro Gustavo Zito. Una finale vinta da Stefano Freddi per 5-4. Bravissimo, micidiale Gustavo. La terzata di Zito, realizza 13 punti e chiude la terza partita. Zito, 13, vince la terza frazione, conduce 2-1. Vediamo al replay questa splendida conclusione di Gustavo Zito da 13 punti e si aggiudica così la terza partita, 2-1 per Gustavo Zito, linea alla regia. Coast to Coast, da lunedì a venerdì alle 14, su Telepiù 2. 2-1 per Gustavo Zito, siete collegati con il Casinò de la Vallée di Saint Vincent per la finale del Master 5 Birilli, finale che designerà il campione del mondo professionisti 1994. Di fronte Dio m'aiuta e Zito, due vecchie conoscenze nel mondo professionistico del biliardo. Gustavo Zito sta conducendo per 2-1. Ricordiamo i precedenti fra questi due giocatori. A Sarnano nel 93 a livello di ottavi di finale Zito batte Dio m'aiuta 4-3. A Porto Mantovano quest'anno rivincita per Dio m'aiuta negli ottavi di finale che batte Zito 4-1. Sempre quest'anno alla Demidov nei quarti di finale, era il Demidov 2, Zito batte Dio m'aiuta 4-3. E ancora una partita proprio di finale questa volta. L'ultimo torneo della stagione a Santa Marinella. Vittoria di Zito. Grande sfaccio di Dio m'aiuta. E
Ricordavamo a Santa Marinella, vittoria in finale per Zito con il punteggio di 5-3, dunque Gustavo Zito conduce negli scontri diretti con Dio M'aiuto per 3-1. Garuffa e due punti. Bella Garuffa, aiuta. C'è grande tifo in sala questa sera, giustamente. Poi Dio M'aiuto sta infiammando gli animi in questi giorni con delle rimonte straordinarie. Ricordiamo che si è qualificato per le semifinali battendo Belluta, la sua bestia nera, giocatore dal quale non aveva mai vinto, recuperando 4 partite, perdeva 4-1, ha vinto 5-4. E una grandissima rimonta ha piazzato anche contro Mannoni in semifinale, perdeva 3-1, ha vinto 5-3. Ora con Zito è sotto una partita 2-1, ma sembra che, da come è iniziato questa quarta frazione, Dio M'aiuto possa lanciarsi in una delle sue entusiasmanti progressioni. Continua la sua serie, 10 punti per Dio M'aiuto. Due passate e mezzo, perfetta la forza difensiva. Tiro da manuale. ...26-2 per Paolo Dio M'aiuto. Siamo alla quarta partita. Si gioca al meglio delle 9. Cerca l'appoggio Zito, mi sembra che sia abbastanza corto, decisamente corto Zito. Due punti di penalità e guiglia libera per Paolo Dio M'aiuto. Non mi è piaciuta la scelta qui di Zito, cercando un appoggio in quella posizione poteva sviluppare ancora bene la giocata, giocando le tre sponde, ma ha preferito la costa, l'ha fatta corta, concedendo la mia mano all'avversario. Dio M'aiuto realizza ancora 4 punti e si porta nettamente in vantaggio. 32 Dio M'aiuto e 2 Zito. Questa volta è Zito a dover rincorrere una partita ormai compromessa. Non si capisce stasera da che parte tira il vento. C'è un movimento tellurico, quando pensi che il giocatore prenda il volo. È successo due disgrazie nelle prime due partite, quella di Zito e dopo la partita dopo Dio M'aiuto ha trovato quella perdita quando era nettamente avanti. Dio M'aiuto, pallino da 4 e giro a segno, 8 punti per lui. Si porta così a 40 Paolo Dio M'aiuto, 40-2, una partita che veramente sembra non aver storia questa. Aveva perso 15 la precedente, si è rifatto con grande prontezza, ha reso decisamente la pariglia al rivale. 42 conduce adesso Dio M'aiuto in questa partita che non può e non deve perdere. Con questa giocata Zito non è riuscito a venire fuori e cercare una messa, si è messo ancora sotto un traversino. Dio M'aiuto lo gioca di estrema misura, ma colpisce male la biglia avversaria, sta sul largo, non realizza nessun punto e penso che Zito possa giocare in qualche modo. Non si riesce a vedere bene se vede per tutta la biglia gialla.
la vedeva per il giro, l'ha giocato abbastanza bene ma è stato corto. Adesso Dio mi aiuta, può effettuare uno sfaccio, mi sembra una posizione ideale per fare una bella marcatura. Può anche chiudere, Dio mi aiuta, su questo sfaccio. Non rientra la biglia, si è incandelata. Due punti, 42 Dio mi aiuta, 9 Gustavo Zito. Dio mi aiuta, 2. Dobbiamo anche ricordare che questi due giocatori si sono trovati di fronte proprio qui a Saint Vincent nel 92, una delle ultime gare a livello dilettantistico per la finale del Gran Premio di Goriziana. Quell'occasione una splendida partita, fu Zito ad imporsi. Evita bene il pallino. Dio mi aiuta. Dio mi aiuta. 4 punti. Si porta a 46. 9 Gustavo Zito. Cerca la difesa Zito, una steola di pallino, ma o un pallino da tre più che altro. Perché... Sì, una steola di pallino, ma il pallino era così piccolo vicino a sponda che non offriva un grande bersaglio, una grande protezione a Zito. Infatti Dio m'aiuta, bravo, chiude questa partita entusiasmando i tifosi che gremiscono in grande numero. Dio m'aiuta, le tribune del teatro del Casino della Vallée di Saint Vincent. Due pari quindi tra Gustavo Zito e Paolo Dio m'aiuta. Linea alla regia. Un novembre da brivido, di passione, da campione e di tentazione. Cinema e sport a novembre solo per te, Dracula. I derby Torino-Juventus e Milan-Inter, le finali ATP e proposta indecente. A novembre non puoi perdere Telepiù. Due pari quindi tra Paolo Dio m'aiuta e Gustavo Zito, partita molto equilibrata, difficilissima per entrambi. Ci si sta giocando il titolo di campione del mondo professionisti. Possiamo immaginare quale deve essere la tensione di questi due giocatori, forse soprattutto la tensione la sentirà il più giovane dei due. Paolo Dio m'aiuta. No. Forse un po' più abituato a certi tipi di situazioni. Sì, diciamo che anche quello che ha meno da perdere in questa finale. Zito, certo, è stato il leader per 2 anni di fila. L'anno scorso è arrivato a 5 punti da Belluta nella classifica, poi è stato finalista al Master, quest'anno nettamente numero 1. Quindi complessivamente dobbiamo dire che Gustavo Zito nell'arco delle 2 annate professionistiche è stato il giocatore che ha espresso il rendimento migliore. Sì, ma vedi, conta lo sprint finale però, Maurizio. Vedi, Mannone questa finale del Master ha vinto 7 incontri su 7, è arrivato terzo o quarto, insomma terzo pari merito. Vuol dire, non si può guardare i risultati prima di arrivare a questa fatidica finalissima. Può succedere che quello che è stato il migliore nell'annata può arrivare dopo tutti. Sì, ma nulla toglie i suoi meriti, Marcello, sì, senz'altro, perché Zito ma, ha fatto 11 finali su 22 gare, questo è un record che non glielo toglie nessuno. Sì, ma nel libro d'oro rimane chi vince, capito? Quello arrivato secondo, nessuno lo ricorda.
Purtroppo è così. Io lo ricordo. Sì, va bene, va. Ma attenzione, perché Zito non ha ancora perso. E nemmeno Dio mi aiuta. Ma senz'altro, qui quindi... non si sa, qui puoi gettare la moneta in aria e se non sai proprio che io dovessi scommettere una lira su tutte e due, proprio non la scommetterei. È vero? No, perché hanno tutte e due hai un già perso tutto al casinò ieri sera, però mi hanno detto. No. Ecco perché non scommetteresti niente. Per niente, perché io con i casinò non è che sono stato tantissime volte, ma proprio non ho mai perso. È proprio per non questo non ho mai perso una lira. Molto di più, sai. Sì, spiritoso. Gioco difensivo, sono alcune fasi che il gioco si sviluppa solo in chiave difensiva. E la garuffa è buona anche se da soli due punti, ma... Io mi aiuta! Due! Sembra metodico sulle garuffe, Dio mi aiuta, già si è entrato un paio di filotti. Gioca molto bene, Dio mi aiuta. Vediamo l'angolo di due sponde di Zito e anche Zito entra bene sulla biglia avversaria, realizza 4 punti. Zito, 4. Buona la risposta di Dio m'aiuta, che anche lui riesce a realizzare due punti con questo angolo di calcio. Sono due scuole completamente diverse a confronto questa sera e anche due modi di affrontare il gioco del biliardo, mi sembra. Sì, ma sai, in un certo verso si assomigliano abbastanza questi giocatori. Sono due straordinari colpitori, giocano bene di sponda, non sono... Forse raffinatissimi entrambi sulle misure, su certe cose, ma sono due giocatori che messi assieme fanno sicuramente spettacolo. Tutti gli incontri fra Zito e Dio m'aiuta sono stati caratterizzati da alto ritmo di esecuzione e di realizzazione. Sicuramente lo spettacolo non langue. E bravo, bravo Dio m'aiuta anche in questa occasione. E come direbbe il mio amico Marcello Lotti, l'arbitro ha sempre molto da fare con giocatori come questi. Stai tranquillo, i birilli riposo ne hanno veramente poco qui. Vedi, Dio m'aiuta ha realizzato 8 punti, però non ha posizionato bene le due biglie, si è messo sotto un traversino. E Zito riesce a rifare gli 8 punti che aveva subito. E soprattutto a posizionare in maniera perfetta le due biglie. Sembrano inattaccabili queste biglie così, ma se ti ricordi in semifinale cosa ha combinato Dio m'aiuta a Mannone su una biglia simile? Ha vinto una partita. E ci stava provando anche qui. Se ne è ricordato evidentemente. Non comunque... gli è andata bene nella stessa maniera qui perché è rimasto di filotto. Ma quel tiro fu proprio la chiave di vittoria nell'incontro con Mannone. Micidiale. Certo che sicuramente Zito preferisce la partita aperta con Dio m'aiuta piuttosto che giocare con Mannone,
È stata una buona notizia per lui la vittoria di Dio M'aiuta su Mannone, ma non un gioco decisamente più chiuso, l'avrebbe fatto soffrire. Inquadrata in questo momento Raffaella, la fidanzata di Gustavo Zito, da quando Raffaella lo segue, Zito non ha più perso una gara. È il suo portafortuna. E ha doti scaramantiche ragguardevoli. Ragguardevoli, evidentemente. Questa invece è Maria, la moglie di Dio M'aiuta. Sono altri 10 punti sullo sfaccio per Gustavo Zito, che si porta a 3 punti dalla conclusione, 47-20. Battaglia a viso aperto fra questi due straordinari colpitori. È pronta la replica di Dio M'aiuta, ma la situazione è alquanto compromessa. Realizza sì 10 punti, ma non so come possa fare a poter ritirare, dato che a Zito gli mancano 3 punti e c'è un pallino molto invitante. Infatti penso che Zito possa giocare decisamente il pallino. Infatti vedete che Zito tira il pallino. Pallino da 3 per Gustavo Zito, che passa così a condurre per 3-2. Linea da regia. Campionato italiano di basket Serie A1. Domenica 16 ottobre alle 22:30, Filodoro Bologna, Stefanel Milano, solo su Telepiù 2. 3-2. È in testa Gustavo Zito, ma sembra che facciano una ciascuno, quindi. Fanno una ciascuno e molto velocemente, 5 partite sono trascorse nell'arco di 50 minuti. Sicuramente questa è la partita più veloce del Master. Vediamo alcune statistiche sui tiri di sponda. Dio M'aiuta 37 punti in 22 tiri. Un'ottima media per Dio M'aiuta, siamo vicini al 2 di media. Zito 17 punti in 20 tiri, leggermente sottotono Zito. In compenso ha fatto molto di prima. Zito sarà sicuramente sopra il 5 di media nei tiri frontali. Dio M'aiuta, 4. Giro di Dio M'aiuta, 4 punti. Era una garuffa nell'intenzione. Vediamo alcune statistiche sui tiri frontali. Dio M'aiuta 133 punti in 30 tiri, Zito 159 in 30. Dio M'aiuta 4. È una media superiore al 5 quella di Zito. Esattamente le medie, Zito 5-3, Dio M'aiuta 4-4. Bravo Zito, bellissimo giro di Zito che riesce a realizzare decisamente 10 punti. 10.
ha trovato anche una valida copertura, costringendo ora l'avversario a inventare qualcosa. Il Maiuta cerca le due uomo di tre, entra sullo scarso della biglia avversaria e non riesce a coprire. Adesso Zito può ancora giocare sicuramente un altro giro, che è un po' la sua specialità. Non è stata una grande esecuzione, però molto valida, ha realizzato due punti ed ha trovato una messa . Vediamo Dio mi aiuta se riesce, è una garuffa molto difficile da giocare, ma Dio mi aiuta, è stato veramente bravo, benissimo, realizza due punti e si posiziona molto bene. 12-10 per Gustavo Zito. Guardate la replica di Zito, centrato in pieno il filotto per Zito. Pensa, da come ha giocato questa garuffa, sembrava un fisso. Ha giocato, guarda, decisamente di misura, come vedesse la biglia. Guarda qui come ha posizionato. Ora per Dio mi aiuta, mi sembra... Garuffa in posizione difficilissima per Dio mi aiuta. Quasi impossibile. E non si salva Dio m'aiuta, che resta di traversino. Grossa occasione per Zito. Se realizza il pieno, questo potrebbe essere il tiro chiave di questa sesta partita. Traversino di calcio, vediamo se fa 8 punti. Stupenda questa esecuzione di Zito. 6 punti e grande difesa. Meglio aver fatto 6 che 8, hai visto? Ora gli preclude la strada per il 3 sponde di calcio. Sarà costretto sicuramente ad andare al volo dalla sponda corta, ma molto difficile. Ci prova di 3 Dio m'aiuta, va in cerca di una grande finezza sulla palla avversaria, può rischiare di finire dentro con la sua e finisce dentro con la sua. L'ha combinata questa volta. Dio mi aiuta. E ha preso il volo Zito in questa partita, 32-10. Ha rischiato Dio mi aiuta, gli è andata male. D'altro canto, il punteggio era critico, doveva fare qualcosa per girare la partita. Zito in difesa. Qui Dio mi aiuta dovrebbe fare il capolavoro, tirare la garuffa, fare pallino da 4 e mettere dentro in castello l'avversario, se ci riesce. L'esecuzione è stata alquanto valida, purtroppo ha scarseggiato la porzione della biglia bianca, non è riuscito a coprire. Zito qui ha la possibilità di incrementare ancora il suo vantaggio, avendo un pallino a portata di mano. Sceglierà, qui può giocare un giro o un angolo, ma il pallino per lui è importante. Si lascerà forse di fisso giocando così. In questo modo ha realizzato altri 6 punti. Vedete, gioca il fisso Dio m'aiuta. Deve andare in finezza estrema sulla palla bianca per portarla a filotto. E realizza anche il pallino. Bellissima questa giocata.
Ho l'impressione comunque che veda palla. Un po' corto, Dio m'aiuta. Ottima questa esecuzione, mancava un filo di forza, Zito probabilmente vede palla. O perlomeno potrà giocare di lunga corta, una specie di garuffa, vediamo. Niente da fare, deve giocare la garuffa. Tira di effetto buono, vuole assicurarsi palla, ma non risolve, ci lascia di spaccio. Non ha avuto coraggio, Zito, di tirare la garuffa. Si è affidato ad una conclusione di effetto buono che dà meno garanzie in fase difensiva. Adesso ne subirà le conseguenze. Dio m'aiuta, filotto. Grande battaglia tra questi due giocatori. In un paio di colpi Dio m'aiuta è rientrato. 32 Dio m'aiuta, 38 Zito. Zito questa volta ha preso abbastanza bene la biglia avversaria, ma la realizzazione è stata minima, oltretutto non ha coperto. Vediamo se Dio mi aiuta può inventare qualcosa. In effetti non si lascia pregare, Dio mi aiuta, uno striscio forte di prima intenzione realizza il filotto e pallino da tre, 11 punti. E passa in vantaggio Dio m'aiuta con questa realizzazione di 11 punti, 43 Dio m'aiuta, 40 Zito. Certo, anche noi al commento non ci annoiamo certamente a vedere un incontro così. Ora gli mancano 10 punti a Zito. Potrebbe farli su questo giro, c'è il giro Marcello, deve passa il giro, attenzione! Il birillo rosso è stato un po' sul largo, ha realizzato 4 punti, ma ha posizionato bene le due biglie e ora è Dio m'aiuta qui a cercare... Aveva cercato, scusami Marcello, il doppio obiettivo, pallino e castello. Sì, possibilmente era quella l'intenzione di Zito. Vediamo Dio m'aiuta, ma vede la biglia, non so. Beh, ma anche se vede la biglia c'è un pallino. Ma sai, fa correre un po' il pallino. È passato il pallino. Passa e chiude la partita. Ce la fa sì. Tranquillo. Dio m'aiuta. Incredibile. Incredibile cos'è riuscito a combinare Dio m'aiuta in due tiri. Che fenomeno. Rivediamo al replay. Una botta selvaggia sul pallino e ha chiuso la partita. E siamo di nuovo in perfetta parità. Tre pari tra Gustavo Zito e Paolo Dio m'aiuta. Linea alla regia. Sono uomini che non possono perdere la testa. Hanno tre nemici da combattere. Tre missioni, un solo obiettivo, vincere. 16 ottobre Torino-Roma, 23 ottobre Roma-Cagliari, 30 ottobre Parma-Roma. In esclusiva, a casa tua, caccia a ottobre giallo-rosso. Solo su Telepiù 2. Partita entusiasmante tra questi due bravissimi. Abbiamo visto la conclusione adesso di Dio m'aiuta, una conclusione coraggiosa, premiata. Con la vittoria si gioca sul tre pari, vita durissima per Gustavo Zito. Basta, no?
siamo ben lontani dal ritmo asfissiante, in difesa, che imposero Zito e Mannone al match alla finale dello scorso anno di Cannes. Qui veramente si gioca col cuore in mano. Filotti a gogo da questi due grandi colpitori. Bombardamento da tutte le parti, guardate, Dio m'aiuta, ingaruffa la palla avversaria, ottiene due punti. Gioco corsaro di Dio m'aiuta. Penso sia proprio la definizione giusta, perché qui in questo caso è stato proprio un corsaro Dio m'aiuta. Col pugnale tra i denti ha sferrato questo fendente al fianco di Zito. Ma Zito però risponde per le rime e lo punisce. Bravissimo, realizza 14 punti. Zito. Zito, 14 punti su questo sfaccio, certamente non facile. Somigliava questo sfaccio, Marcello, alla chiusura che ha fatto Zito con Bombardi in una gara al Demidoff da 16 punti. Attenzione! Zito veramente è un colpitore, anche Dio m'aiuta, ma Zito forse colpisce ancora meglio di Dio m'aiuta. È tutto dire. Ha visto ora questo sfaccio che ha fatto? Ha cercato il pallino per far posto alla biglia avversaria per andare sul filotto. È stato uno sfaccio di grande abilità. Altro sfaccio di Zito. Questa volta non fa il pieno, ma sono sempre 4 punti. Zito, 4. Vediamo, Dio m'aiuta. Può giocare la sponda biglia oppure uno sfaccio anche lui. Preferisce sponda biglia. È molto ben, benissimo. Certo, non capita spesso vedere delle marcature continue con una continuità veramente esasperante. E questo è un tiro davvero difficile, uno sponda palla di intestare di grande precisione. C'era il rischio del rimpallo. Sono due giocatori che si esaltano nella battaglia, replicano colpo su colpo, ognuno alle prodezze dell'altro. Troppo fa rientrare Dio m'aiuta questa palla. Ma si attesta in difesa. Ha perso una bella occasione qui, Dio m'aiuta, per riagguantare l'avversario. Decisione difficile questa. Vediamo cosa ha deciso di giocare l'americana. Gliene aveva giocato una ieri Cifalà in semifinale, perfetta da 8 punti. Zito ha recepito il messaggio, ci ha provato anche lui. Tutto sommato non si è messo male. Obbliga Dio m'aiuta una giocata difensiva. Dio m'aiuta vuole raggiungere il pallino da 4 e lo ottiene. E passa a condurre Dio m'aiuta 19 a 18.
Zito cercherà di accostare alla biglia gialla facendo un pallino e mettendo le due biglie possibilmente attaccate. Ho questa impressione che veramente abbia ottenuto, no, forse le non sono attaccate, può giocare a venire via. Vediamo Zito qui, gioca sponde biglia, benissimo, anche in questa occasione Zito è stato bravissimo, ha realizzato 8 punti in una posizione molto ostica. Zito, 8. Niente da fare su questo sfaccio, Dio mi aiuta. L'importante 29. Per lui è difendere, comunque pare ci sia riuscito. 29-19 per Zito. Questa per Paolo Dio mi aiuta, la prima finale di un mondiale. Suo miglior piazzamento, ricordiamo, a Spoleto. Nell'85 si qualificò al terzo posto. Zito ha giocato questo striscio di calcio, ha realizzato altri 3 punti e si porta così a 32. Di volta gioca decisamente quest'angolo a marcare, ce l'ha fatta a marcare 4 punti, ma non è stato certamente un grande affare per lui, si è messo sotto un traversino e sicuramente Zito non si lascerà pregare per realizzare altri punti. Traversino proprio a spingere, questo per Gustavo Zito. Altri 6 punti per Zito, si porta così a 38 contro i 23 di Dio m'aiuta. Ora Dio m'aiuta ha la possibilità di uno sfaccio che è obbligato a marcare tutti i modi se non vuol perdere il treno. Lo centra perfettamente. Bravissimo Dio m'aiuta. 12 punti. Certo, anche il pubblico si diverte vedendo un volume di gioco così. Sarebbe interessante violento. Anche vedere le medie qui. Penso siano medie da capogiro. Vediamo, altra raddrizzata di Zito. Anche lui realizza altri 10 punti. Ma non difende. E sicuramente c'è la replica di Dio m'aiuta. C'è quell'arbitro, esce con le ossa rotte da questa partita. Vediamo. Dio m'aiuta, anche lui gioca uno sfaccio. Non ha fatto il pieno, ha realizzato soltanto 2 punti, però questa volta ha precluso la strada all'avversario, lo costringe ad andare di calcio. Vediamo alcune statistiche. Dio m'aiuta sui tiri frontali, 202 in 42 tiri, quindi siamo su 5 di media. Zito 217 in 40 tiri, poco più del 5. Poco più di 5.
straordinario vedere due giocatori oltre 5 di media in un incontro. Attenzione, Zito ha trovato male la palla avversaria, si lascia di traversino. 37 per Dio Maiuta, potrebbe anche cercare pallino da 4 sicuramente, e traversino per i 10 punti. Sicuramente giocherà così. Ma... No, giocando così di potenza il pallino non poteva mai fare. Sì, certo non era la maniera di fare il pallino, non so come avrebbe potuto chiudere in questo modo, 37, anche facendo 12 di Castello sarebbe andato a 49. Veramente ha giocato un po' troppo forte, la biglia è un po' saltata anche. Sì, ma si è legata a sponda per la forza del colpo, quindi non avrebbe mai fatto in nessun caso il pallino. Esagerato Dio Maiuta questa conclusione, è stato troppo precipitoso. Vediamo se Zito riesce a chiudere. E chiude Zito. No. Chiude questa settima partita. Zito 2. Settimana il campionato di pallavolo più bello del mondo. Serie A, domenica 16 ottobre, Gavecca Montichiari, Sisley Treviso. In diretta alle 17.30 su Telepiù 2. Torneo ATP di Lione. Domenica 23 ottobre, in diretta alle 14, la finale. Solo su Telepiù 2. 4-3 per Gustavo Zito. Partita determinante questa per Paolo Dio Maiuta. Sta giocando per il titolo di campione del mondo professionisti. Bello inizio di Zito. Terribile, terribile questa garuffa. Angolo erzegovinato di Paolo Dio Maiuta, 4 punti. Dio Maiuta, 4. Abbiamo visto in precedenza le straordinarie statistiche sui tiri frontali di questi due giocatori, mi piacerebbe vedere anche quelle sui tiri di calcio perché hanno giocato sicuramente molto bene anche di calcio. Sponda e biglia di Zito, sta sul largo, trova il pallino e gli dà l'aiuto. Vediamo le statistiche sui, 5 punti. Sui tiri di sponda, Dio Maiuta 55 in 32, Zito 56 in 35. Superiore di poco Dio Maiuta in questa nei tiri di sponda, quindi. Dio Maiuta, 2. Altri 6 punti di Zito in questa raddrizzata molto ben giocata. Sei punti con copertura, costringe l'avversario a giocare di calcio. Dio Maiuta questa volta entra male sulla biglia avversaria.
e ha sbagliato oltretutto la forza, e Zito può giocare un giro non facile ma molto possibile, può giocare anche un traversino da questa, è in una posizione la biglia gialla, vediamo, forse giocherà un giro, senz'altro. Scarseggia la biglia avversaria, però trova un pallino da tre sulla strada e è sempre un buon risultato per lui. Si porta così a 20 contro il 6 dell'avversario. Sembra stretto quest'angolo. Dio m'aiuta, ha accusato un po', ha perso un po' lo smalto dei momenti migliori, ha sbagliato due o tre raddrizzate nell'arco di queste ultime due partite, cioè la partita precedente e questa, insomma, gli era capitato di fare una grossa marcatura e non ce l'ha fatta. Ora in quest'angolo di misura ha sbagliato quantità e forza. Zito può giocare un angolo forte con decisione per incrementare il suo vantaggio, realizza altri 4 punti. Zito, 4. Non è stata una gran giocata di Dio m'aiuta, un angolo abbastanza facile, è stato questa volta sul largo, ha realizzato soltanto 2 punti. 24 a 8 il punteggio a favore di Gustavo Zito. Diventa un vantaggio enorme. Siamo all'ottava partita, partita determinante per Paolo Dio m'aiuta. Il Toto Sbilenco, questo tentativo di smezzata in sponda palla da parte di Zito, che potrebbe rimettere in corsa Dio m'aiuta. Questa è proprio la biglia per rientrare in partita per Dio m'aiuta. Otto punti sul castello, non so se ha fatto il pallino. Non gli ha detto sono sfortunato, Dio m'aiuta, in questo caso il pallino era proprio lì. Certo che ha sbagliato la forza, doveva tirare le 4 passate, se la sua intenzione era fare il pallino. Ma lui contava di arrivare in appoggio sul pallino e quindi creare la steola. E ora la steola le la crea Zito sicuramente. Mica tanto. Zito. Ma. Mi sembra che... 4 punti. Apparentemente non mi sembra stata una gran giocata. Infatti si è lasciato di fisso. Questo è un fisso molto importante per Dio m'aiuta e lo gioca molto comodo. Otto punti per Dio m'aiuta, ma non è stato un tiro perfetto. Qui era necessario fare gli 8 punti ma dare un gioco duro all'avversario. Acquisito alla possibilità di un altro giro, questa volta mi sembra veramente una giocata molto molto facile in quella posizione, infatti Zito realizza altri 4 punti, è importante per Zito marcare in questo momento, c'è sempre un bel vantaggio. 32 a 24 per Zito. Oddio, proprio un bel vantaggio, non è, 8 punti sono sempre alla portata. Non sono pochi 8 punti in questa situazione. Sì, sì. Angolo passante e pallino da 4. È un boato quello del pubblico su questo angolo di Dio m'aiuta. 12 punti giocati veramente bene. Ed è Dio m'aiuta di nuovo in testa. 36 a 32. Partita incredibile. Zito conduceva 24 a 6. Ha giocato male 2 tiri, decisamente molto male. E quando ha giocato la steola avanti, lì proprio...
Il tiro precedente aveva sbagliato la smezzata, lasciandosi di traversino, poi si è lasciato di fisso quando aveva la possibilità di fare la steola. Va al recupero subito Zito, comunque, 6 punti per lui. Ripassa avanti Zito. 38 a 36. È un'altalena incredibile. Il pallino gioca in difesa per Dio m'aiuta. Sì. Vorrei provare a misurare i battiti cardiaci di Dio m'aiuta in questo momento. Ma anche di Zito, perché dovesse perdere questa partita... ma Zito se la cava molto bene, ha giocato uno schiaffo veramente all'altezza del momento, perché era importante per lui trovare una messa per cercare di mettere in grossa difficoltà l'avversario. Ma infatti Dio m'aiuta è perplesso sul da farsi, vediamo, è costretto a giocare di colpo, pensa dalla sponda lunga, è un tiro molto difficile di sensibilità. Bella difesa per Dio m'aiuta. Meglio non poteva fare. Bella difesa, ma possibilità di attacco da parte di Zito, direi abbastanza comodo. Zito, 36 Dio m'aiuta. Due punti per Zito. Gustavo Zito, si porta a 40. Zito, due. Questa è una biglia, è veramente difficile, proprio in questo momento Dio m'aiuta è costretto a centrare il castello, se no non ha possibilità di salvarsi. Infatti così non c'entra il castello e rimane scoperto. Adesso Zito può giocare un tiro diretto, guarda la fidanzata. Trepidante ovviamente. Possibilità di giro per Zito, ma deve stare sullo stretto del castello. Gli mancano 10 punti. Se tira il giro, vediamo cosa gioca Gustavo. Tira il giro, deve tenersi sullo stretto per passare, passa benissimo. 4 punti. Dobbiamo dire molto sfortunato, Zito, sì. Il birillo rosso proprio ha vacillato. 9 su 10 cade sempre il birillo rosso. Ma non cade. Deve soffrire evidentemente Gustavo per raggiungere questo sospirato titolo mondiale che coronerebbe due straordinarie stagioni da professionista. E direi con merito, perché alla lunga è stato il giocatore più continuo. 38 punti per Dio m'aiuta, 44 per Zito. 6 punti dividono Gustavo Zito dal titolo di campione del mondo. Pallino potrebbe fargli gioco sullo spaccio. Pallino di appoggio sullo stretto darebbe sicuramente 4 punti sul castello. È in una posizione che può dare veramente un grosso aiuto a Zito. Vediamo se riesce a concludere la partita. E l'ha centrato Gustavo Zito. Bravo. È il nuovo campione del mondo. Bravo. Campione del mondo. Si scarica tutta la tensione. 1994, Gustavo Zito. Gustavo Zito, il più giovane campione mondiale nella storia dei 5 birilli. Ha stabilito un record, 4 vittorie consecutive. Adesso padre, al mondiale pro, vedete Francesco. Ecco Zito. il padre di Gustavo Zito. Un abbraccio. Bella soddisfazione per Francesco. Ma grande merito anche per la fidanzata di Gustavo Zito, da quando lo segue ha sempre vinto. È il suo amuleto. Aveva tirato il doppio bersaglio Zito su questo sfaccio. Pallino poteva dargli i 4 punti che gli mancavano a chiudere.
Bravissimo anche Paolo Dio Maiuta, una straordinaria partita, è stato all'altezza dell'avversario, ha ceduto di poco. E veramente non è stata una passeggiata per Zito, perché fino all'ultima partita qui poteva anche perdere la partita Zito, ma... Però giustamente il campione del mondo è Zito, meritatamente. Bene, tra pochi istanti ci sarà la premiazione e l'intervista dei due giocatori, quindi in linea alla regia. NFL, New York Giants, Minnesota Vikings, domenica 16 ottobre su Telepiù 2. Amici sportivi, eccoli qui accanto a me i due protagonisti di questa splendida finale che è appena terminata, si è appena conclusa. Sono due giocatori ormai rilassati, la tensione sembra ormai svanita. Paolo Dio Maiuta e Gustavo Zito, un bellissimo applauso. Paolo Dio Maiuta, ci sei andato veramente vicino questa volta, avevi cominciato un po' in sordina quest'anno, questa stagione, non avevi mai vinto un torneo, poi all'improvviso se hai fatto due finali e sei arrivato addirittura al Master e fino all'ultimo tutto poteva succedere. Vabbè, devo ammettere che sarò più forte di lui, che devo fare, alla prossima volta. Grande sportivo Paolo Dio Maiuta. E direi che un applauso per il più giovane campione del mondo, della storia dei cinque birilli, Gustavo Zito, ha sommato un numero incredibile di record ormai a questo punto, oltre a essere il più giovane campione di cinque birilli della storia, tu hai praticamente vinto quattro tornei consecutivi, mai successo prima, non solo, pensate, ha fatto su 22 gare 11 finali. E beh, io penso che il titolo di campione del mondo non poteva andare che veramente che a te, Gustavo. Beh, l'anno scorso diciamo che mi è andata male a perdere, però si vede che se non avessi perso quella finale forse questa volta non avessi vinto. Come dice Cifalà, sempre prima bisogna perdere per imparare, dopo si deve vincere. Beh, ma tu hai perso abbastanza per vincere così tanto. Beh, quest'anno ho trovato la mia forma nelle ultime 5 prove, sempre un calo nell'anno ce l'ho di 3-4 prove, però l'importante è aver fatto questo, l'ultimo risultato, e mi auguro che ci sia un buon futuro per il biliardo. Un campione, signore, un campione del mondo, giovanissimo, già campione del mondo. Bene, penso che possiamo procedere con le premiazioni. Il secondo classificato sarà premiato dall'avvocato De Bellis, presidente della BMA, l'associazione della la Billiard Master Association. Premia Paolo Dio Maiuta. Mentre il premio al primo classificato sarà consegnato dal commissario del Casinò della Valle di San Vincent, dottor Alberto Arrigoni. In più premio extra per il campione del mondo, un premio che viene gentilmente donato dal signor Cedro, della omonima ditta Cedro, che ha fornito i tavoli su cui è stato disputato il campionato del mondo. E quindi penso che ormai, se arrivano i miei due colleghi, non mi piace finire da solo, soprattutto una finale di campionato del mondo. Marcello Lotti e Maurizio Cavalli qui accanto a me, credo che sia proprio finita anche per quest'anno, non ci resta che ringraziare tutti e darvi appuntamento a tutti quanti, speriamo, al prossimo anno per il prossimo campionato mondiale professionisti. Un addio e arrivederci a presto e grazie a tutti.